Ora il Signore ci ha dato Don Elia, dobbiamo vivere. Con i ragazzi, io quando parlo ai ragazzi, parlo alcuni fatti di Don Elia, tutti così, tutti attenti. Comincio a fargli una lezione, va? O qualcuno dorme, ora. Invece, ricordo che me l'ha insegnato l'Elia, a Bologna, ho fatto 8 anni a Bologna, ho potuto aiutare l'Elia e anche a Milano. Ho fatto adesso, sono ormai 30 e più anni che sono a Milano, altri con l'Elia ne ho passati parecchi, sempre in contatto. Cosa avviene che adesso ho perso un po' il filo, e vedete quando si diventa vecchi, a Bologna, con i ragazzi, facevo tecnologia, la prima ora, prima ero incaricato a assistere i ragazzi in studio, 120 di prima, 120, e la prima volta, e poi dovevo farli pregare prima di andare nei laboratori o a scuola. E inizio nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Non ho visto quasi neanche una mano a fare il segno di croce. Oh mamma, ho detto che veniamo bene. Padre nostro. Allora ho detto, sentite ragazze, facciamo così. Lo dico io per voi. Voi state a ascoltare. Le prime volte pregherò io, ma prego per voi, in voi. Ma voi state... Un silenzio, attenti. Dopo una settimana era un coro unico. E poi, finito, dovevo andare in laboratorio. Laboratorio, la prima ora è tecnologia. Avevo i ragazzi di fotoriproduzione, quindi campo fotografico, eccetera. E cos'era la prima? Un'ora di tecnologia, 3/4 d'ora era religione. Spiegare a questi ragazzi chi è Dio, cosa siamo noi. E facevano domande. E mentre uno parla, l'altro alzò la mano. Tu mi ricomenna? Giù la mano. Mi farai la domanda alla fine, però adesso non tenere in mente la domanda che dovrai farmi. Ascolta la spiegazione che do e poi alla fine, se no ti perdi perché vuoi fare la domanda. Sapete cosa mi ha detto quel ragazzo? Che adesso è un musico, è un cantante. Mi ha detto, ma sa che io rimanevo sbalordito. Quando lei parlava, io volevo fare domande, ma nel discorso alla fine non avevo più domande da fare. Ma sicuro che è così? È come a scuola, è inutile se cominci a parlare del motore a reazione e tu cominci a fare domande. Prima ascolta, segui, non distrarti e non fare domande. Al termine chiederai e vedrai che avrai, e così è andata. Questi ragazzi li ho insegnato a pregare e a dirgli, ma guardate che il Signore è con voi, vi ascolta. Succede un anno che per un mese a Bologna ha cominciato a piovere. Questa è vera, ma sono tutte vere, ne ho qui una lista che... E pioveva, pioveva. A un certo punto io, quando si lavora, ai ragazzi si dice, oh ragazzi... prossimo sabato c'è la festa della scuola, mi raccomando preparatevi, che... E allora lui cosa fa? E loro dicono, ma la scuola, ma piove, che scuola è? Perché fare la festa della scuola vuol dire mangiare torte, eccetera, giocare a pallone, squadre divise in tanti gruppi, insomma, divertimento. Ma piove, cosa? Piove. Ma sono 30 giorni che piove, va bene, preghiamo che non piova sabato. Allora loro, sì, allora scrivetelo lì sul calendario, c'era un bel calendario, allora metti sole, e tutta la settimana
arriva il venerdì sera che devono uscire dal laboratorio, cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo, hanno aperto tutti la finestra che dà sulla scuola Marconi e per farmi vedere che veniva giù pioggia. Ho detto, ma voi non credete? Cosa credi? Allora, zitti, via. Io a pregare, Elia, prega anche tu, perché andavo su dopo da Don Elia a curarlo su dai gesuiti. Arriva al mattino, mi alzo, guardo, una nebbia, beh, meno male, non piove, vi ho detto, però abbiamo promesso il sole, il Signore fa venire sto sole. Si va tutti in chiesa, c'è la messa, c'era Monsignor Cocchi, veniva sempre alla festa della scuola a vedere e poi a premiare e via. Finito, fuori tutti per i giochi, ma c'era la nebbia. Mi ricordo nel campo, un campo bel grande, arriva, sta per iniziare, l'arbitro sta per fischiare e io grido a Fausto Fantuzzi, mi ricordo ancora il ragazzo, che era centravanti, era girato così, Fausto, guarda, si vedeva il disco del sole che spuntava, è iniziata una giornata di sole incredibile. Poi sole anche la domenica, che ho potuto con il Fabrizio di Tella, grande benefattore di Don Elia, che la portava, l'ha portato dappertutto, veramente un uomo d'oro. La provvidenza li trovava lei. Mi ha portato, il giorno dopo andiamo da Don Elia, sono 160 chilometri mi pare, su con la sua BMW, andiamo a trovarlo a Montegiovene, ho detto, guarda che il sole è arrivato. Torniamo a mezzanotte, rientriamo a Bologna, comincia a piovere, tant'è che in una specie di frenato, non so, era una BMW, fa da barca, momenti vogliamo fuori e siamo rientrati. Al mattino arrivano gli allievi, allora, tutti sbalorditi perché era l'ora di tecnologia che era l'ora di religione, perché hanno più sete di Dio che delle nostre trappole, imparano in fretta le cose tecniche, non c'è più bisogno neanche di insegnarle, ormai sono talmente semplici, ma manca qualcosa dentro. Allora ha cominciato uno, alza la mano e mi fa, Umberto, potrebbe, mi viene ancora da ridere, potrebbe far venire fuori il sole sabato e il prossimo sabato dove gli faccio perché? È perché mio papà è rappresentante di quelle gru, quelle che, e deve piazzare fuori nel piazzale, c'era la fiera di quelle robe. Ha detto, ma guarda che non sono mica io che faccio venire il sole. È il Signore che governa la natura, la segue momento per momento, anche del terremoto. Oh, sanno dire tutto, vibra, ci sarà ancora altre scosse, eccetera, ma non sanno dire altro. Il Signore è Lui che governa la natura. E se noi preghiamo, io ve lo dico tutti, perché dalle mie parti si prega per queste zone, che il Signore liberi da qui. Naturalmente, se non si prega, ecco, leggiamo la Bibbia, quando il popolo ebraico andava bene, cioè pregava, stava unito a Dio, andava bene anche le cose. Quando cominciava ad andare male tutto. La natura stessa si ribella a noi. È veramente che in questo momento dove non si, no, come dice San Paolo della Sana Dottrina,
Verrà tempo in cui non si sopporterà più la sana dottrina. Isaia, non so se lei è... Volgeranno le orecchie alle favole fantasiose. Ecco, bravo, vede. Isaia 500 anni, 500 anni prima di Cristo, di più. Ecco, perché io sono ignorante, però diceva, verrà giorno in cui si dovrà lavare l'aria, lavare l'acqua. Diceva lavare. Sì, finito. Chiudo per le chiavi. Ecco, allora chiudo. I ragazzi, poi cos'è successo? Altri miracoli. Però gli ho detto, adesso devi essere tu a chiedere al Signore. Ognuno di voi chieda e vedrà che viene ascoltato. Non è che ascolta me. Io non sono né il più bello né il più brutto, sono tutti e due messi insieme, come siete voi. Ascolta ognuno di noi. Ognuno. E hanno cominciato. Graziato, ha cominciato a pregare, hanno cominciato. Io ho visto quello che vedeva Don Bosco. Lo straordinario era ordinario, perché noi siamo immersi, non possiamo dividere il soprannaturale dal naturale. Siamo una cosa unica. Quindi diamoci da fare. Questo santuario sarà la porta sempre aperta, che il Signore farà entrare tutti gli uomini, tutti, nel suo cuore, e ci darà la pace, finalmente. Poi lui la darà sempre, però, veramente. L'Elia portava questa pace perché aveva Gesù nel cuore. La Chiesa vaglierà tutto, e noi aspettiamo. Però a uno che era cieco e adesso ci vede, cosa deve dire? Va dappertutto a dire io ci vedo, ed è stato quello là, ma quello là è un peccatore. Ma comunque io prima non ci vedevo, adesso ci vedo. Buona giornata. Beh, io devo dire che se Umberto Callegaro gioca centravanti con la grinta che è adesso, è capocannoniere fisso per 10 campionati. Bene, allora cediamo la parola a Don Gianni. Don Gianni, bisogna che tu ti presenti e racconti un attimo la tua storia, che è un particolare. Allora, grazie a tutti, mi sento in famiglia, anche se mi sento anche stretto nei panni del relatore. Mi sento in famiglia perché tante persone, anche se dopo un po' di anni, io torno, ci sono anche tornato prima, ma torno per questa circostanza dopo 20 anni, qui nelle Marche, in particolare ad Urbino. Allora, il mio percorso, diciamo, un po' particolare, no? Io sono piemontese d'origine, sono nato nel 1950, quindi adesso ho 66 anni. Sono sacerdote della diocesi di Fiesa dal 1990, quindi una vocazione adulta, come si diceva una volta. Per alcuni anni sono stato religioso camaldolese e quindi ero presente negli ultimi anni della vita di Don Elia. Gli ultimi sono arrivato a Montegiove, ma ho conosciuto Don Elia nel 1975, praticamente l'anno dopo che Don Elia era arrivato a Montegiove. C'è stata subito, anche se molte cose le ho capite molto dopo, bisogna che lo dica, cioè è una figura così, così impegnativa Don Elia, complessa, anche la stessa familiarità che noi amici, tanti di voi, tante famiglie, qui vedo davanti Anna Falcione, ma tante famiglie Pedrali, tante persone, la familiarità delle volte in qualche modo ci dà tanto, ma forse ci toglie anche qualche cosa, no? Per cui devi ritornare dopo con la mente, col pensiero, no? E rivisitare, come si dice, rivisitare...
Ti trasmettevano queste esperienze fortissime, fortissime, no? che ti arricchivano umanamente, che ti davano una grande sensibilità umana e poi chiaramente spirituale, no? È quello che io ho ricevuto poi da Don Elia, no? Quindi quando ci siamo conosciuti era l'inverno del 75, Don Elia era appena arrivata a Montegiove, io non ero ancora sacerdote. Perché frequentavo Montegiove? Perché il cappellano dove io lavoravo nel settore della devianza minorile era stato camaldolese. Quando io mi rivolsi a lui per chiedergli, ma guarda, io lavoro tantissimo, quindi non ho una comunità di riferimento, poi sento questa, ho questa sensibilità forse, dico, guarda, io conosco Montegiove, so che lì ti troverai bene, vai a Montegiove. E mi ha convinto e dal 75 in avanti ho continuato a frequentare Montegiove tantissimo, tutte le estati le passavo a Montegiove, tutte le mie estati, e ho conosciuto Montegiove appunto tantissime persone, tanti qui presenti, e ho soprattutto conosciuto Don Elia Bellebuono nel 75. La prima impressione, semplice, naturale, modesto, un po' tormentato, ma non ti caricava, cercava di alleggerirti, non di cercare di risollevarti, non di venirti incontro. Ci siamo parlati poco, io sono rimasto pochi giorni, abitava in una stanzuccia lì davanti in un corridoio a pian terreno, quindi però è nato un grande rapporto. Delle volte, io ho una delle riflessioni che facevo, ho fatto anche in questi anni, no? Io penso che sia qualche cosa che chi ha conosciuto Don Elia lo possa condividere. Sembrava che tu fossi l'unico, che sembrava che tu fossi l'unico per lui in quel momento. Ti dava questa impressione che tu esistessi, che esistessi solo tu, che tu fossi l'unico amico. Ne aveva centinaia di amici, persone, ma ti dava questa impressione che tu contavi come se fossi l'unico figlio o l'unico amico che lui aveva. Delle volte io dico ai miei parrocchiani, no, noi siamo una sommatoria di figli unici, il Padre Eterno ci vede come l'unico figlio che ha, quindi non chiediamogli la testa del figlio al Padre Eterno, perché anche se noi diciamo ma quello ha fatto male questo ha fatto male quello, sgridalo, castigalo, e i genitori cosa dicono? E dicono sì, è vero, lo castigherò, ma io solo lui, poi alla fine deve avere pazienza, ma io questo ho l'unico e me lo tengo stretto, me lo tengo se sta bene, me lo tengo se sta male, me lo tengo se è buono e se è intelligente, se me lo tengo vicino, se è malato, handicappato, me lo tengo, perché ho solo lui, ecco. Don Elia ci teneva tutti così, come se fossimo l'unico amico che aveva, l'unica famiglia che aveva, l'unica persona che aveva, e questa è una sensazione straordinaria, che lui riusciva a me e riusciva a darmela, questa sensazione, no? L'amico del cuore, no? L'amico privilegiato, l'amico fortunato, e ti dava una grande carica, una grande pace, una grande serenità. Ecco, umanamente parlando c'aveva questo grande tratto umano Don Elia, no? Si immedesimava nella tua vita, ti seguiva, diventavi importante per lui. Perché diventavi importante per lui? Perché eri figlio di Dio, eri suo fratello, perché lui dopo 2 minuti ti parlava di Dio, ti parlava di Gesù. Alla fine i suoi discorsi erano tutti discorsi profondamente religiosi, non parlava di calcio, non ne capiva nulla chiaramente, no? Però soprattutto lui era segnato in maniera positiva, profonda, no? Dalla prima apparizione, no? Per quello che quando ci siamo parlati, no? Quante volte io dicevo, ma questa prima apparizione va studiata, va messa sotto il riflettore, perché è da lì che è partito tutto, poi tutto il resto è venuto di conseguenza, tutto quello che il Signore gli ha chiesto di fare, ha quella radice, è in quella prima apparizione, ama il tuo prossimo come dovremmo fare tutti, e lui l'ha fatto un po' in maniera straordinaria, perché il Signore ha voluto così, lo ha guidato, lui non si è tirato indietro. Nei momenti belli, nei momenti difficili, quanti sfoghi, quante
Questa apparizione, come tanti di voi, io l'ho sentita raccontare da Don Elia decine e decine di volte, decine e decine di volte. Come si rammaricava delle volte, mi diceva, quando la gente, non dico ci credeva, ma non aveva neanche il bene, cioè non restava quasi incuriosita lì per lì, ma poi tutto finiva. E lui rimaneva un po' amareggiato delle volte, perché? Perché era tanto l'amore che aveva per il Signore, che lui avrebbe desiderato nel suo cuore che tutti lo potessimo vedere. Infatti dice, io pensavo che lo vedessero tutti. Lui non si è sentito un primo, ma io era così, lui pensava che lo vedessimo tutti, lui voleva forse, ha sempre desiderato che noi lo vedessimo, come l'ha visto lui, perché potessimo arrivare direttamente a toccare con mano, come lui in un certo senso ha toccato con mano l'amore e la misericordia di Dio per tutti. Lui non si è sentito un privilegiato, non si è messo no, ma si è sentito uno strumento umile, sapeva benissimo di essere ignorante, nel senso così stretto del termine, non si è mai montato, il massimo suo desiderio era diventare religioso, fratello, sapeva benissimo che non poteva andare oltre, ed era contentissimo di entrare nella compagnia di Gesù, no? Diceva, perché vuoi entrare nella compagnia di Gesù? Perché, diceva al suo parroco, no? Le famose tre lettere, no? Prima risponda, domenicani, eh? Perché è di Gesù. Quindi il Signore, una lunga preparazione, no? Un lungo noviziato, altro che il noviziato a Lonigo, altro che il noviziato. Il noviziato di Lonigo è stato l'ultima, poi è stato un lunghissimo noviziato, quello di Don Elia. Le vicende, no? Della sua vita, le prove, Gesù, lo scoraggiamento, il santuario. Il santuario è stato l'ultimo grande dono, se vogliamo, no? Ma la grande croce è anche la grande responsabilità, perché era una cosa così complessa e così superiore alle sue forze, no? Mi dice, ma cosa vuoi che io ne capisca? Mi diceva delle volte un po', non dico disperato mai, ma certamente, perché quella è la volontà di Dio, ma non riesco a realizzarla, mentre se la volontà di Dio era di mandarlo, non so, in Sicilia, prendeva il treno, ci andava, e quello non dipendeva da lui, e quello per lui era fonte non di frustrazione, ma di un impegno che vedeva la fatica e che, dove tutto non dipendeva da lui, dalla sua volontà, no? Ed è stata una grande prova, fino alla fine è stata una grande prova. Da quando è cominciato, quando Ciacorroni gli ha chiesto questo impegno di costruire una chiesa, qualcuno gli diceva, lo ricordo, ma che bisogno c'è ancora di un'altra chiesa, no? Ma ne abbiamo fin troppe chiese, anche adesso le chiuderemo, ma che c'è bisogno di un'altra chiesa? Insomma, non era una bella frase, no, ma che c'è bisogno di un'altra chiesa? Poi il Sacro Cuore, questa devozione al Sacro Cuore, ma che cos'è questa devozione al Sacro Cuore? Se io parlo del Sacro Cuore, i ragazzi della mia parrocchia non sanno quasi che cos'è, no? Purtroppo, no? E quindi, prova, davanti a questa prova, la grande fiducia, la grande fede in Dio. La grande fiducia in Dio, come chiamava il padrone, no? Cioè, questo linguaggio contadino quasi, del servo nel senso buono e del padrone, la sua retroterra culturale, spirituale, umano, no? Povero, famiglia povera, ma ricca di fede. Don Elia si è sempre mantenuto umile, distaccato, povero, ha sempre saputo capire qual era il suo posto, il suo ruolo, di essere lo strumento, un povero strumento, si è mai lasciato prendere la mano, anzi, come diceva Umberto, gli dava fastidio quando qualche persona lo adulava o quasi si vantava, no, lui dice, tutto,
indicava Dio, non indicava se stesso. Da questo punto di vista si è sempre messo nel posto del servo che ha fatto la volontà, del servo inutile, no? Il servo inutile. Non si è mai montato la testa. Una fede, io direi, incrollabile. Io se, rileggendo, venendo qua, mi sono rinfrescato la memoria, leggendo sia la biografia di Umberto che di Padre Colonna, no? E poi conoscendo, avendolo anche certe cose sentite dire direttamente, no? Da lui, no? Io mi sono, ma come ha fatto a resistere? Cioè, come ha fatto una, così, impreparato culturalmente, in una zona che non conosceva, no? Tra l'altro, no? Venuto qui con la classica valigia di cartone, no? Senza arte né parte, no? Come ha fatto a resistere? Io davanti alle difficoltà, io delle volte dicevo, gli è stato tolto tutto, è stato spogliato, Tomedia, gli hanno tolto anche la buona fama, è stato tutto gli hanno tolto, tutto, ha sofferto tantissimo, ma non è indietreggiato, non ha tenuto, è stato al suo posto, ha sofferto terribilmente, è stato veramente messo alla prova. Gesù una volta gli ha detto, non ti spaventare, hanno preso in giro me, prenderanno in giro anche te, e ti prenderanno in giro anche uomini di chiesa, stai tranquillo, non ti mancherà nulla da questo punto di vista, purtroppo. E nonostante tutto, a un certo punto, quante volte gli ha detto basta, no? L'ha detto al Signore, poi si pentiva e diceva no, non ascoltarmi per favore, non ascoltarmi, io voglio continuare, voglio rimanere. Io non so come ha fatto, veramente, se Dio non era con lui, no, è impossibile. Umanamente parlando uno dice basta, io ci ho provato, basta, non ce la faccio più. Invece veramente, fino alla fine, provato fino alla fine. Io ho vissuto con lui, diciamo, come religioso camaldolese. Io sono arrivato a Montegiove dopo il mio percorso, prima sacerdote, è venuta la mia ordinazione sacerdotale nel 90 a Fiesole, poi nel 93 sono andato a Camaldoli, ho fatto il mio noviziato, sempre, poi arrivo a Montegiove nel 95, agosto del 95, conosciutissimo, e lui muore nel settembre, la vigilia della muore il 2, il 3 del 41 alla prima apparizione, il 3 novembre, no? 3 muore il settembre, ma la prima apparizione, la data qual è? La prima apparizione il 3 settembre del 41, è morto 2 settembre, e il 3 settembre del 41 alla prima apparizione, no? 2 settembre del 40, sì, le dà la data, però in un certo senso io delle volte ho fatto, dico guarda, la prima volta che gli appare, no? Muore la vigilia della sua prima apparizione, entra, dire, vede quel padrone che non lascerà mai più adesso, che non lascerà mai più. Io sono rimasto, mi reputo fortunato, usiamo questa parola molto umana, no? Non saprei dire altro, di averlo conosciuto, mi ha aiutato spiritualmente nel mio discernimento vocazionale, è stato veramente la persona giusta nel momento giusto, direi, davanti a dubbi, le incertezze, dice ma perché proprio a me? Ma vedi, non sono adatto, ho tanti difetti. Ti rassicurava. E poi la fatica del santuario, bellissima fatica che ha accettato in maniera straordinaria, no? Era la persona meno adatta, se vogliamo, da un punto di vista la meno preparata, no? Veramente Dio va sempre controcorrente, no? La persona meno preparata non conosceva nulla di Urbino, non sapeva nulla, no?
ma perché proprio Urbino? E il Signore glielo spiega, perché lì per la prima volta mi hai parlato. Ma perché? Ma perché? Perché c'è una città università, perché sono tanti giovani. Ma perché? Ma Dio, Don Elia si è fatto queste domande. Non aveva la testa nel sacco, ragionava bene, ragionava, una grande intelligenza pratica anche, non aveva intelligenza sui libri, ma una grande, una persona di enorme buonsenso, di grande equilibrio, di grandissimo equilibrio. Se non fosse stata una persona equilibrata, sarebbe crollato. Una persona di grande equilibrio, di grande buonsenso, di grande fede, di grandissima fede, di grandissima fede. Ha capito benissimo qual era il suo posto in questo grande disegno dove Dio lo voleva collocare, no? L'ha capito benissimo qual era il suo posto e quello che Dio gli chiedeva giorno per giorno con tutte le sue forze ha cercato di darlo, con tutte le sue forze ha cercato, è stato il servo buono e fedele. Il santuario è stata una grande prova, come l'ancora in fondo rimane una grande prova per l'arcivescovo, per la fondazione, rimane una grande prova, ma sarà anche una grande gioia, no? Entrare chi per un motivo, chi per un altro, chi accidentalmente, chi casualmente, ognuno troverà le sue motivazioni perché ad un certo punto la propria vita personale è stata coinvolta in questo progetto di Dio. Perché chiedi a me di dare il mio contributo, di dire qualche cosa, di fare qualche cosa in base alle mie competenze, dove mi trovo? In qualche modo siamo entrati, anche quest'oggi, volontariamente o involontariamente, siamo entrati in questo percorso tutti, anche non siamo spettatori, è vero, facciamo gli spettatori, ma siamo protagonisti. Accettando di partecipare a questo convegno diventiamo in qualche modo anche noi un po' protagonisti e responsabili. Sono venuto a conoscere un'esperienza straordinaria, formidabile, ci rifletterò, mi servirà per la mia vita personale e questo santuario, eccetera, eccetera. Quindi io mi ricordo quando celebrai la trigesima di Don Elia perché il vescovo non poteva venire, in quel momento dissi, feci questo... Mi ricordo questa affermazione, non so se dissi, io ho fiducia come l'ha sempre avuta Don Elia, no? Perché il progetto è di Dio, noi ci crediamo che il santuario sorgerà e si completerà, perché la prima pietra è stata già messa, la prima pietra non è la pietra materiale, è Don Elia, la prima pietra su cui Dio vuole costruire il più grande santuario che è appunto... Il cuore, dove vuole entrare nel cuore degli uomini, questo è il grande santuario spirituale, poi c'è anche il santuario materiale necessario, strumento, ma il grande santuario dove Dio vuole entrare e dove è entrato nel cuore di Don Elia e nel nostro cuore. Quindi almeno gli amici di Don Elia, come ci definiamo, chi l'ha conosciuto, da questo punto di vista noi non nutriamo dubbi da questo punto di vista. Ci sarà da soffrire, ci sarà da faticare, qui c'è il Presidente, ci sarà tanto da, c'è l'Arcivescovo, ma è una cosa bellissima, per me è straordinaria. E essere anche noi coinvolti non può che essere un grande dono, un impegno, ma soprattutto anche un grande dono. Io non vorrei solo vedere la parte faticosa, ma anche la parte bella, da cristiano, no? Da amico, da cristiano soprattutto, è un grande dono, il santuario è e sarà un grande dono per questa città e per questa diocesi. Grazie a tutti. Don Gianni introduceva il grande tema del santuario, no? La strutturazione fisica del carisma di Don Elia. Questo convegno in parte è dedicato al santuario perché è una struttura che si pone all'interno dell'arcidiocesi di Urbino. Allora abbiamo chiesto all'ingegnere Carlo Ripanti, che è stato uno dei primi amici di Don Elia e punto chiave nella edificazione strutturale del santuario stesso,
di farci una breve comunicazione. È personale, ma se vogliamo dal punto di vista del santuario. Fino adesso Don Elia giustamente ha avuto la parte principale.